Scema, vedi che Buongiorno. mamma, più grosso che tua mamma. Bella, guarda, vedi la mia faccia? Cioè, Sei normale. Muoio. Ok, dai, dopo 10 minuti che siamo qua a ridere, forse ce la possiamo fare. Ce la facciamo? Ho caldo, giuro, sono emozionata. come fai ad Sono essere stressata? emozionata perché sei qua con me. Beh, vuoi iniziare tu? No. No, perché devi dire tipo benvenuti, cioè ciao a tutti, benvenuti in questo mio nuovo video. Non Ciao a devi dire. tutti! Prova tu a farlo. Ciao a tutti! E poi? Benvenuti O bentornati? in questo Nuovo video! you! Taglia. Taglio. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo nuovissimo video. Avrete ben capito che oggi finalmente mi sono decisa, perché è un po' che ne stavamo parlando con Emma e niente, ho detto sì, dai, prendiamo il via e facciamo qualche video insieme. Sono felicissima, penso anche lei tantissimo, visto che è un po' che me lo chiedeva. Io ho deciso di rompere il ghiaccio, diciamo così, con un nuovissimo video in collaborazione con Stationary Pal. Per chi non conosce Stationary Pal, ma sarà impossibile, Stationary Pal è un sito che rivende un sacco di cose pucciose, super kawaii, di cartoleria. Tra l'altro, da credo quasi un annetto, insomma non è da tantissimo, hanno anche aggiunto una sezione dedicata a un sacco di cose per il cellulare. Sto parlando di cover, sto parlando di porta AirPods, insomma. Davvero c'è da perderci la testa, come vi dico sempre. Tant'è che ve la rifaccio vedere perché ogni volta che me la notate su Instagram mi chiedete da dove venga. Oggi il mio cellulare aveva proprio una cover di Stationary Pal, eccola qua, la trovate sul loro sito. Visto e considerato che Emma è una super amante come me di cose di cartoleria, giusto? Certo. Abbiamo deciso di fare l'unboxing insieme, ma ragazzi, tenetevi forte. Vai. Perché questa volta, aiuto, non ci sta neanche nello schermo, mi hanno mandato una scatola gigantesca, il doppio rispetto a quella che di solito vi ho mostrato. È davvero enorme. Per cui avevo bisogno di un aiutante. Per cui bando alle ciance. Adesso andremo a vedere che cosa si cela all'interno di questa scatola super, super pucciosa. No, vabbè, ve la rifaccio vedere perché è stupenda. Cioè, è veramente È bellissima. più grande della tua faccia, Esatto, è incredibile. più grande quasi dello schermo, eccola qua. E vi ricordo sempre che sul loro sito, utilizzando questo codice, avrete il 10% di sconto. Tutto l'anno non scade, per cui controllate sempre la info box perché vi lascio anche tutti i link di tutti i prodottini super kawaii che andremo a scoprire adesso. Check, si inizia. Siamo posizionate qui sul tavolo di Emma e adesso andiamo a vedere che cosa c'è in questa meravigliosa scatola che vi faccio rivedere perché credo che la terremo. Cioè, è meravigliosissima, guardate. Col... Cucino. Esatto, bella, 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 bella. Troppo bella. Bene. Vai, apriamo. Pronta? Olle! Sto C'è, svenendo. stai svenendo, pensa a me. Allora, classica pluriball con i cuoricini rosa, il tutto fermato da questo adesivo con il donuts con scritto Stationary Pal. Vai, Emma, aprila tu. Beh, Dimmi che non la rompo, ti prego, dimmi che non anche la se lo rompo. rompi fa lo stesso. Non mi perdonerò mai nella vita se lo romperò. Porca vacca, ma scusate, ma. Ok. E c'è la classica pagliuzza che va a coprire tutte le meraviglie che Stationary Pal vi manda. Ma vabbè, ma. Questi sono tutti omaggini. Allora, questo l'avevamo trovato anche l'altra volta. Fallo vedere. Eccolo lì. Abbiamo due orsettini carinissimi. Tra l'altro, hanno la possibilità di essere utilizzati anche come portachiavi. Vedete, basta inserirlo qui.
troviamo questa calzina bellissima, che altro non è che un bigliettino. Tra l'altro oggi è il 6 di gennaio, per cui cade a fagiolo, per cui buona festa dell'Epifania, ciao Befane, buona festa a tutte noi. Okay. Poi cosa abbiamo? Abbiamo varie spillette che sono tutti omaggini, che ormai non so quanti ne ho collezionati un sacco, che con questa scena di palmi inserisce sempre dentro alla scatola. Vai Emma, vai pesca, vediamo cosa si cela come omaggio. No vabbè, questi sono tutti coriandolini, dopo ne troveremo sicuramente per i prossimi 5, 6, 7 giorni. Ah, questo è un washi tape, questa è una delle prime cose che ho scelto, che è un washi tape un po' particolare perché ha tutti questi bollini rosa, vedete? Praticamente si staccano uno a uno, li potete utilizzare su classico, sulle agende oppure sui vostri planner eccetera. Prima di arrivare proprio alle cose che mi sono fatta mandare, Emma, guardiamo gli omaggi. Questo è un omaggino, un cappellino che potete inserire sopra le vostre penne. Adesso Emma ci fa vedere che ne abbiamo anche un altro rosso, se non sbaglio ce l'avevano mandato anche verde. Verde? Sì, mi sembrava che ci fosse anche verde. Aspetta che Quando lo trovi lo facciamo vedere. Sì. Comunque un cappellino. Due. Poi abbiamo, no vabbè, una spilletta fatta, frittata. Sarebbe per il papà, sai? Esatto, che è lui che cucina. Poi cosa abbiamo, Emma? Dai che andiamo a scoprire cosa c'è all'interno. Vabbè, coriandoli, coriandolini. Questo. No, aspetta, prima di arrivare al clou. Guardavo se c'era, ecco, vedi, questo è un altro omaggino, fallo vedere tu. Adoro. Adoro, è una gommina, sì, non occorre che metti la mano, non sfuoca, amore. Okay. Perché di solito le blogger lo fanno. No, no, comunque si vede lo stesso, è una gommina, cos'è, un donuts quello lì, vero? Una ciambellina. Poi, provo a vedere se c'è qualcos'altro, no, dopo scopriamo. Oh, okay, direi che, no, direi che come immagini c'è poco, questa volta non c'è tantissimo, magari sono anche all'interno. Oh, guarda, eccone qua un'altra, falla vedere tu cosa c'è scritto sopra. Sassi, non lo so. Comunque, un'altra spilletta, eccola qua. E in tutta abbiamo tre spillette. L'unica che mi piace, ovviamente, il cuore. Che domande? Qual è che ti piace? Il corazon. Il corazon. Poi, allora, aspetta che pian pianino sposto la paglietta perché sennò qua. Ok, già vedo. Ecco. Ah, hai ragione. Fallo vedere. Ah, questo è un congelato. È sempre una gomma. Sì. Bellissima. Ne avevamo anche altre. Sì, sono tutte componibili praticamente. Penso che la mettiamo nella nostra collezione. Prima o poi vi faremo vedere anche la nostra collezione di gomme, perché qua, raga, non manca neanche quella. Aspetta, ferma. Sono coriandolosa. Cos'è? No, aspetta, devo riuscire a farlo. No, è andato nell'oltre spazio. Nell'oltre spazio? Non so cos'è. L'oltre spazio. Nel frattempo ho spostato la scatola da questa parte, così pescherà tutto Emma e tolgo tutta la paglia, altrimenti qua facciamo notte e più che altro avremo coriandoli dappertutto. Vai Emma, pesca a caso. Tengo su. Oh, la prima cosa che ci fai vedere che cos'è? Sembrerebbe un evidenziatore rosa. Ma guarda che cos'è questo? Questo è un evidenziatore della marca? No, aprirlo. Pensavo che sia. È della Free? Freedom. No, quali sono le penne che usi a scuola? Le Free? Friction. Le Friction, esatto. Su Stationery Pal adesso hanno anche gli evidenziatori della Friction. E questo cosa vuol dire? Che sono evidenziatori cancellabili, Emma, le penne cancellabili sono della Friction. Prendi un quaderno che proviamo un quadernino a vedere subito se cancella. C'erano un sacco di colori, ma tanto per cambiare io ho voluto prendere il rosa. Pink. Vediamo se cancella. Allora, qua ho evidenziato. Sembrerebbe di no. No, no, e come si cancella? Guarda. Scusa, come lo guarda? No, vabbè, no, vabbè, tre. La magia. Eccolo qua, Emma, guarda. Un po'. E si è cancellato.
Bene. Adoro, bellissimo. Vai, avanti. Penso di averne preso anche un altro colore, però non ne sono sicura. Vediamo. Una penna di... Questa, per chi l'avrò scelta, questa è una penna da, penso, 0,5 dovrebbe essere. È una Energel con, lo vedete? Pikachu. E secondo te, per chi l'ho presa? Pika! Provala, vediamo che colore scrive. Cosa scrivo? Ah, quello che vuoi, ciao, Emma, quello che vuoi. Come scrive? Nero? Scrive molto bene, molto fluente, direi. Sì. E questo è il tratto, vedete? Nero. Dopo la penna di Pikachu, Emma, che cosa ci fai vedere? Vai, pesca a caso. Non so, ne ho presi due. Ne abbiamo pescati due. Allora, il primo è questo, sai che non mi ricordo più nemmeno io che cos'è, un White, White Deco Rush. Praticamente dovrebbe essere tipo una sorta di... è un decoration tape, serve per decorare le agende. Tu lo passi e dovrebbe, Aspetta, vedi, rilasciare tutti questi, possiamo provarlo. animaletti. Adesso lo proviamo, sì, e come, tra l'altro è piccolissimo, adoro. No, Emma, guarda, non ho ancora la forbice, facciamo così. Lo apriamo proprio in diretta. C'è anche, guarda, In il una cap live. si apre così. No, ma Figo. vai, Troppo figo. provalo. No, Wow. vabbè. Cosa abbiamo? Un coniglio? Dopo delle scritte giapponesi o cinesi che ovviamente non capiamo. Un riccio. No, ma guardate la. Oh, super puccioso, ma è stupendo questo. L'usero per tutta la vita. Scusate. Quanto ce n'è dentro? Cercavo di capire. 10 metri. 10 metri, così tanto? Per un coso così. No, 3 metri, scusami. 10 mm per 3 metri. Infatti mi sembrava tanto piccolo. Ci sono 3 metri all'interno, ma insomma ce n'è. Bello, bellissimo. Poi Emma, vediamo. Oh. Adoro, adoro, adoro Stationary Pal. Allora, questo è, mi sembra un Esatto, me lo evidenziatore. ricordo, però provalo, lo facciamo vedere subito. Ecco, è Di un, Faber-Castell. esatto, un evidenziatore della Faber-Castell, ma ci sono dei colori davvero particolarissimi. Provalo, perché se non ricordo male dovrebbe avere un effetto particolare. Vediamo. È tipo un oro rosa, esattamente un oro rosa, stupendo. No, credevo che avesse anche i brillantini, ma forse ne ho scelto un altro. Vi ho già spoilerato un'altra cosa che dovrebbe uscire dai miei ricordi, un evidenziatore con i glitter, però bellissimo, questo colore è stupendo, Il problema secondo è che qua l'ho ripassato due volte. Qua è una volta, quindi è tipo un rosa me. marroncino. Esatto, E è più invece se chiaro. ripassi tipo tre volte lo fa un po' più scuro. Sì, Senza allora se voi lo asterosi. passate 3 volte sembra quasi marrone, con una passata sola sì, è un rosa chiaro, ma diciamo che è un... sì, un oro rosa. Vai. Ah, questa è la classica cartolina, no, questa è stupenda, che inserisce sempre Stationery Pal con i loro ringraziamenti. No, vabbè, adoro gli orsetti. Poi cosa esce? Vediamo. Questo Che cos'è, Emma? Un... è sembra un washi tape. Con, fallo vedere. unicorni. Fallo vedere bene. Ah, è bellissimo questo. Sì, non mettere la mano, lo vedrò lo stesso. Guardate che bello che è. Questi sono tutti proprio gli unicorni con la base verde acqua che avete sul washi tape. Stupendo. Poi cosa c'è? Vediamo. Su Stationery Pal, tra post-it, tra washi tape e altri fogliettini, insomma, che potete attaccare sulle agende, ragazzi, c'è davvero da morire. C'è una scelta enorme. Cosa hai preso? Vediamo. Adoro. L'avevo preso anche l'altra volta, però in versione rosa. Che cos'è un... Non lo riesco a capire, però è qua. È bellissimo. un temperino, Emma. L'altra volta me lo sono fatto mandare con l'orsetto, il dinosauro, se non sbaglio la rana e la zampina. Dai, fallo vedere. La zampina anche in versione rosa, ma questa volta l'ho Posso voluta. aprire? Sì, aprilo, aprilo. Ho voluto prenderlo anche in versione bianca. Ho detto, prima che sparisca, prendiamo Scusate. anche quello. È un po' Vuoi impossibile. che ti aiuto io? No, con sto coso non Dammi. si riesce. Vediamo. Ho provato con una penna che No, però più non che sembra altro... riuscita. beh, rompiamolo. Eccolo qua. Vai.
aperta. Scusa. Con le cattive uscirà? Non esce neanche con le cattive. Ok. Ce la faccio. Yuhu. Ti aiuto, Emma, se no stiamo qua fino a domani. Aspetta. Eccolo, se ce la fa. Eccola qua. Vedi che c'è il temperino sotto. Che Grinch. Lei ormai... Allora, io ho la intercalare, adoro. E lei che Grinch. Che cringe. Che cringe. Cringe. Con la G o con la C? Sì. Con la C. Che cringe, ecco. E se no mi dissocio. Mi dissocio. Adolo. Adolo. No, adoro. Va bene, dai. Abbiamo capito. Comunque la zampina del gatto, stupenda. Ho già capito dove andrà a finire. Poi andiamo avanti. Aspetta che metto un po' le cose che abbiamo già fatto. Fatto vedere. Spostiamole qua. Poi cosa esce? Oh! Altri washi tape, però questi sono più larghi e se non sbaglio questi, mamma mia, col gattino, chissà per chi li avrò presi, che è la super, iper amante dei gatti qua, tu amore mio. E questo è un washi tape con tantissimi gattini, se non sbaglio, guardavo se riuscivo ad aprirlo senza spaccarmi le unghie. Sì, vai. Non posso no, lì no, guardavo qua se riuscivo. Qua è un po' impossible perché... Ah, aspetta. Non vogliono forbice. Forse ce la sto facendo. Forse ho la forza di mio papà. Vedi. Ah, cambo. Scusa. Mi dai una forbice che taglio? No. Dammi. Non taglia quella lì. Sì che taglio. Cosa non taglia? Cosa non tagliava? Ridillo. Fallo vedere. È super morbido. In realtà in mano non è che dia così tanta soddisfazione, ma una volta che voi lo attaccate è davvero carinissimo. Poi volendo potete ritagliare anche ogni singolo soggetto, tipo il gattino in questo caso, guardate. No, vabbè. Come si vede benissimo. È bellissimo, ma tra l'altro toccalo. Ma è veramente strano. Tutto pinto. Sì, bellissimo, bellissimo. Poi Emma, andiamo avanti. Allora, questa è un electric eraser, senza che l'apriamo, tanto capite benissimo che cos'è. C'era anche in versione bianca, ma io l'ho preferita color un azzurrino, un turchese. È una gomma che va a batterie. Ci sono tra l'altro anche tutte queste ricariche, non ne avevo mai presa una, le avevo sempre viste in cartoleria in realtà. E niente, insomma, attirata da Stationery Pal, ho detto ma sì, dai, stavolta... provo a farmela mandare e vedo com'è, insomma, è una gomma che va a batteria. Poi Ciccia, cosa c'è? Vediamo. Allora, dopo, da quello che sto... Una penna, che penna? Minion. E secondo te anche questa per chi è? Per il papà. Ok, per il papà. Cioè. Guardate la meraviglia con lo sfondo verde Tiffany. No, adoro come adoro questa che andrà già nell'astuccio di Emma, come quella precedente che mi ero fatta mandare di Pikachu. Questa, tra l'altro, ma dai, guarda, tre colori. Non lo sapevo. Emma. Ok. In realtà cioè, non lo sapevo, però. Aspetta, fammi capire. Aspetta, posso provare? Devo solo capire come si fa. Ah, aspetta, guarda. È qua. Allora, aspetta. Devo capire come funziona. Allora, ci sono tre colori. C'è blu, rossa e nera, credo. Sì. Vedete? Qua, se girate la penna, potete selezionare il colore. Vedete? Cioè, proprio girandola. E dopo, per farlo uscire, basta schiacciare la gommina, perché mi sembra che ci sia anche una gommina qua sopra. Ah, ma dai, c'è tipo una gommina sopra, eccola qua, e schiacciandola appunto fa uscire il colore che avete deciso insomma di usare. No, vabbè, bellissima, bellissima questa. Poi Emma, questa mi sa che me la tengo io. No, scherzo, dai, vai avanti. Poi cosa c'è? Dorian.
Okay. Una forbice. Un'altra forbice con un... un coriandolo, che mai non sappiamo più dove tirarne via. Una classica forbice. Ho detto ne normale. Prendo una, sì, con la punta sottile, perché noi ne abbiamo un sacco, ma quasi tutte con la punta stondata o comunque sono corte. E dopo dietro mi sembra. Sì, dietro ci sarà l'istruzione. Ma qua c'è tipo di immagini. Non so che cosa abbiano scritto in cinese, comunque vabbè, è una forbice semplicissima. Ci sono vari colori, ovviamente me la sono fatta mandare rosa. Poi Ciccia, vai avanti, vediamo. Olè! Ok, no. No, quello lo facciamo vedere dopo, lo facciamo vedere dopo, prendi dell'altro. No, no, mettilo dentro, se no ci dimentichiamo di mostrarlo magari. Allora, queste sono delle... Sono delle spille. Sono delle clip, in realtà, per fermare i fogli. Ok. A forma di... cosa sono? Foglia. Bravissima. Tempo fa, se avete seguito i miei vecchi unboxing di Stationery Palle, avevo preso con i cagnolini, con i gattini e forse con i dinosauri. Comunque ci sono sul sito. In più mi mancavano le foglie, che sono comodissime. Io ne perdo non so quante. Comunque per l'agenda sono stracomode. In ora rosa, poi bellissime. Poi Ciccia, cosa ci fai vedere? Una cosa che loro hanno già intravisto. Da 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 da. Questa è una novità, è una super novità che c'è su Stationery Pal. Aspetta, prima di aprirlo, fallo vedere. Che cos'è? Vediamo se indovinate prima di aprirlo. Che cos'è? Apri. L'avete scritto nei commenti, allora lo vedremo. Dai, Emma. Questo è un... secondo me è un blocco per i sticker. Esatto, un blocco di sticker. Guarda quanti ce ne sono, c'è scritto qua davanti. Ce ne sono ben 335 sticker. Fai vedere qualche foglietto. No vabbè, impazzisco. Cioè, guardate. Aspetta che lo facciamo vedere da più vicino. Oh, ma ci rendiamo conto? 335 sticker di questo personaggio o personaggi, insomma, che non so chi siano, ma super kawaii, bellissimi. Adesso vediamo cosa ci fa vedere Emma. Questa adoro, in formato piccolo rosa, credo. Mi sembra una cancellina, non so se sia una cancellina oppure se sia una colla. L'apriamo? Una colla, certo. Ma anche ovviamente rosa. Eh beh, anche per questo, anche in questo caso sul sito potevate scegliere tra mille colori, ma la Ela poteva scegliere solo il rosa. Ci sono. Se no, usa una delle mille forbici che hai, oppure apriamo questa, apriamo quella di Stationery Pal. Sì. Ma ormai se stai aprendo con quella. Vabbè, ormai. Vai. Aspetta. Che tra l'altro mi sembra che... No, che taglia, sì, dai. Vai. Oh, guardate che carino, piccolissimo, è praticamente un dot liner, per cui una colla, che adesso proviamo, vediamo, aspettate che... Non devi schiacciare. Eccola qua, ve la faccio vedere. Vedete, qua c'è proprio la striscia di colla, comodissimo e carinissimo perché è super piccolo, per cui lo potete tranquillamente tenere nel vostro astuccio, proprio... Questo mi sa che andrà nel tuo astuccio di scuola. Poi vediamo cosa c'è. SMR. SMR, sì, okay. Ok. Ti prego, manca solo SMR nel mio canale. Anche no, vai. Okay. Oh, adoro, 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 adoro. Questo lo volevo prendere ancora nell'ordine precedente. Mi era rimasto in Wish. Ero in dubbio se sceglierlo in versione oro rosa, perché c'è in azzurro oro rosa o rosa, come in questo caso, è una mini agendina, mini agendina da borsa. Ma dai, vengono mandati in dotazione anche questi tre divisori in plastica, tra l'altro hanno anche la taschina, no vabbè. Fatto benissimo, e questo fallo vedere, la mini agendina, vedete? Hanno dei piccolissimi fogli. Esatto. E dopo qua hanno anche gli anelli. Gli anelli dove si possono aprire. E si inseriscono, occhio che non ti pizzichi. Ed è bellissima, comodissima da tenere in borsa per, non so, scrivere appunti veloci, magari anche la spesa, non so, la lista della spesa. Mi è venuto in mente di utilizzarlo più che altro per quello, quando me la porto in borsa, ed è carinissima, carinissima. In più, molto intelligente che l'abbiano corredata dei suoi divisori. Passami, esatto, questo è il calendario del 2022 che vi avevo già mostrato nell'ultimo unboxing.
Boeing è uguale, dove c'è questo astronauta, sono vari fogliettini con tutti i mesi dell'anno e dovrebbe esserci forse anche la base, c'è una base in legno, vediamo, eccola qua, sì sì che c'è. C'è la sua base in legno dove voi andate a posizionare praticamente i vari mesi che trovate all'interno di questa busta. Adesso ve li faccio vedere velocemente, mi dispiace rompere l'adesivo, ma anche l'altra volta ho provato a non... senza testa. Senza testa, ma guarda, non mi ci metto neanche, ma l'altra volta ho provato non so in che modo a non romperlo per riutilizzarlo, ma è talmente forte come colla che insomma si è rotto, per cui questa volta non ci perdo tempo. Vedete? Questo è il calendario che ho già, questo credo di o lo porto in negozio, lo do al lavoro a mio marito se gli interessa, che praticamente vanno, sono tutti mesi dell'anno appunto sotto forma di calendario che voi inserite su questa base, potete tenere sul vostro tavolo, sulla vostra scrivania, eccetera. Poi Emma, cosa ci fai vedere? Questa, vediamo. Che questa dovrebbe essere una forbice. Esatto, è una forbice. Voglio provare. Richiudibile, vedi? È la Twiggy Fit Cut Curve. Anche qui trovate vari colori sul sito di Stationery Pal. Apri, amore, vediamo com'è fatta. Cioè, proprio... Wow. Aspetta che ho paura. Cosa sto per fare? Non lo so nemmeno io come si apre. Aspetta. Aspetta, ho capito. Vai. Mettiti più davanti così ti vedono anche loro. No, penso che devi togliere il cappuccio. Eccola lì. Schiacci. Si apre. Esatto, falla vedere. Come si apre? Allora, si infila il cappuccio. Questo è l'inizio. Togliete il cappuccio che è totalmente di un colore diverso. Dopo c'è questo coso che si può dire levetta. Sì, è tipo una leva, schiaccia. Dopo bisogna schiacciarla in avanti. In modo tale che si apre la forbice. E poi per richiuderla devi premerla dentro, basta che metti sì, così si blocca, beh. Fantastica, è comoda e soprattutto sicura. Bella. Piace? Molto. No, no, beh, buttiamo via la confezione, metti pure la forbice, vediamo poi cosa c'è. Adesso... Cosa peschiamo? Una, cos'è questo? È un esatto, ci sono 5 metri, no, sì, 6 5 no, millimetri. 5 mm, ma sono 6 metri di, dovrebbe essere una, questa è una cancellina, mi piaceva perché era super kawaii, è come quella che ti ho dato l'altra volta, rosa, che hai già nell'astuccio, sì, è identica, solo che questa è kawaii, teniamo la nuova per quando finisci la tua, guarda che bella, no vabbè. Stupenda, ok, la tengo io molto volentieri. Poi vediamo cosa ci mostri. Adoro, adoro, sono bellissime. Se mi avete seguito nelle storie di Instagram di qualche settimana fa, avevo preso la stessa cosa, però nella diciamo della collezione della cosa della Walt Disney o della Pixar. Sono quelli lì, questi. Sì, quelli lì. Che cartone animato è? Come si chiama? Pets. Pets. Fammene vedere, dammene uno. Uno a caso. Il protagonista. Il protagonista, ovvio. Vi ricordate che vi avevo mostrato questi cosini che altro non sono che, diciamo, non sono gomme, sono praticamente degli oggettini da mettere sopra le penne o sopra le matite. E da Stationery Pal, esatto, noi abbiamo tutta la collezione qua di pezzi, da Stationery Pal ho preso questi bubble gum, queste portacaramelle, insomma, che altro non sono appunto che... diciamo dei non so nemmeno come chiamarli, insomma li inserite sopra le penne o sopra le matite, ecco, termine tecnico non lo so. E poi dovrebbe essercene, prova ad aprire intanto la Emma schiaccia le sì. Bolle qua della Pluriball. Ah, anche... esatto, c'è anche con il popcorn, con i popcorn, eccoli qua. No vabbè, impazzita, letteralmente impazzita. Poi Emma, cosa esce? Dai, perché sennò facciamo notte. Fammi vedere, no, quello fallo vedere per ultimo perché lo adoro, lo adoro, lo adoro. Dovrebbero essercene due.
Ho preso una confezione di sempre washi tape, insomma di questi adesivi super pucciosi, bellissimi. Qua abbiamo sempre un unicorno, ci sono dei pesciolini, qualcosa di un po' più classico con i quadratini, vedete? Sono tutti washi tape, una confezione grandissima che costava nulla, anche su washi, su Stationery Pal. C'è una categoria tutta a 1 euro, se non sbaglio. Andate davvero a dare un occhio a Stationery Pal perché sicuramente troverete qualcosa che farà impazzire anche voi. Poi cosa peschiamo? Poi c'è un altro Faber Castell, è un Castell. altro evidenziatore, sempre della famiglia di quello, se riesco a prenderlo, oro rosa. L'ho preso anche argentato, vedete? Vai, prova. Attenta che c'è la colla lì. È un grigio molto chiaro. Esatto. Prova a passarci due volte. Due volte è un po' più Sì, ovviamente si scuretto. scurisce, però io preferisco con un... Sì. Questo mi piace, passato una volta solo, che dà proprio l'effetto dell'oro rosa. E anche questo, proprio Stanno dell'argento. bene. Oro rosa e argento. Eccoli qua, uno e due, molto molto tenui, per cui riuscite a leggere anche benissimo tutto quello che andate ad evidenziare. Poi... Questo che non riesco a capire cos'è, ma sembra una penna Sì, stilografica. esatto, è una penna stilografica, a parte il pack carinissimo che è arrivata dentro la sua confezione. Ci sono tanti colori sul sito di Stationery Pal. Questa è la Platinum. Guardavo se mi dava qualche nome di qualche azienda. No, comunque c'è scritto Platinum. Io l'ho scelta rosa e la penna stilografica è questa qua. Tra l'altro è già munita anche di cartuccia, se non ricordo male, vediamo. Esattamente, c'è anche una cartuccia e non ti dico, Emma, i ricordi che ho in questo momento, perché non uso una penna stilografica credo da più di 20 anni, per cui quando l'ho vista su Stationery Pal ho detto me la faccio mandare, così te la faccio provare anche a te, perché tu non l'hai mai usata, mi sa, una penna stilografica. Mai. Poi Esatto. Vai, poi cosa peschiamo? Mamma mia. è rimasto. Oh, questo che non abbiamo visto. Ah, Sì. un'altra spilletta, guardate. Un'altra spilletta diamante, fatta diamante. Ok, questa è la mia seconda preferita. La seconda preferita, poi. Allora, il prossimo sembrerebbe questo, che da vederlo da qua non si capisce tanto bene. Io ricordo che cos'è. Aprilo e vediamo. Ok. È gigante, non mi immaginavo che fosse così grande. Ah, questo sarebbe un... Sarebbe, è uno è specchio uno da specchio tavolo, guardate, dove si così, potrebbe mettere così. qua c'è proprio la possibilità, vedi che si ferma lì, questo è uno specchio, ma guardate, oh, Troppo troppo cute, cute. Che kawaii. esatto, kawaii, puccioso, insomma chiamatelo come volete, è bellissimo. Ci sono anche tantissime altre stampe, ma secondo me la più carina era questa qua, Space Trip, no vabbè. Poi amore, cosa tocca? Poi abbiamo una scatola, questa, che fa vedere già l'immagine. Tu penso che saprai Sì, mi cos'è, ma... ricordo e penso di ordinarne ancora perché la trovo una genialata, soprattutto per chi ha poco posto e non sappiamo più dove mettere le cose come noi. Allora, questo sembrerebbe un Porta. porta scotch. Esatto, o washi tape. Sì. Anche in questo caso avevate la stessa scatola in altri colori, bianco, azzurro, se non sbaglio, e rosa, perché ovviamente io l'ho scelto rosa. E lo trovo davvero comodo, visto che ne abbiamo là un sacco di poggiati in maniera un po' blanda, diciamo così, li abbiamo buttati ovunque, vero? Per cui è un porta scotch. Sì, porta... Washi o scotch. Sì. Siamo arrivati finalmente al termine, vi facciamo vedere le ultime quattro cose e questi quattro pezzi li ho scelti nella sezione dedicata a tutte le cose pucciose. Per quanto riguarda l'iPhone, il cellulare, Tiro. vai. Ta-da! Ta-da! È un portacuffie, mi sembra, Esatto, un porta AirPods. con questo che non si vede tanto bene, ma... Apri, apri. Adesso che lo apro,
si vedrà meglio. È un porta AirPods con allegato il suo charm. Che cos'è? Un astronauta. È un astronauta, siamo sempre. Aspetta, io qua ho le mie cuffie. No, non penso che ci vadano le tue, perché le tue non sono AirPods. Prova, ma non ci vanno mica, amore. No, no. Come? Aspetta. No. No. Sì, forse. Questo come lo fai? Sì, certo, come no. No, vanno bene per okay. l'Apple, amore. No, no. Comunque, è un porta cuffiette trasparente con l'astronauta. Qua vedete che c'è la possibilità di attaccare eventualmente un gancetto, insomma, se volete attaccare la vostra borsa. Aspetta. O dove volete, però loro hanno abbinato, non pizzicarti, il charm con proprio l'astronauta. È impossibile. Aspetta, dopo amore. Lo faremo vedere. No, no, lo faccio vedere adesso. Aspetta. Eccolo qua. Okay. Tac. Guardate, c'è anche sul ciondolino. Poi cosa c'è? Poi c'è carinissimo, bella comunque anche la plastica, eh? Bella anche la plastichina. Ciao ragazze, ne vogliamo parlare? Ne vogliamo parlare del porta cuffiette con la il vasetto della Nutella? Che cosa vogliamo dire? Se non che è stupendo come si apre, perché qua vai Emma. Ecco, pareva. Grazie. No, vabbè. Per tutta la mia vita. E cosa te ne fai che non hai lo tieni in astuccio così? No, comunque no, vabbè. Ma hai fatto no bene di più. E eccolo qua, questo invece è il classico gancino per poterlo utilizzare in borsa, insomma, ho attaccato un portachiavi. Adoro, adoro. Ragazzi, andate a vedere la sezione dedicata ai cellulari perché c'è da morire. Ora sembrerebbe anche questo un porta cuffia. AirPods, esatto. Però con la confezione degli M&M's. Sì. Un po' strano, ma bello, dai. Molto bellino. Fatto benissimo, dai, anche questo. Sì. Plastica super rigida, per cui le copre benissimo. E anche lui ha il suo gancetto. Poi, Emma, veniamo all'ultima... L'ultimo pezzo, poteva che non essere che una cover. Guardate la meraviglia, è bellissima. Con gli astronauta, anche questa, con questa bambina che è, penso, sulla luna, non lo so, insomma, nello spazio. È meravigliosa, è super morbida, cosa che prediligo quando scelgo le cover per l'iPhone. Bellissima anche questa, e penso che con domani andrò a sostituire quella che vi ho fatto vedere prima, che è diventata una delle mie preferite dall'ultima volta che me la mandò Stationery Pal. E nulla ragazzi, questo è tutto. Vi ricordo il codice sconto che vi lascio sempre scritto qua, che vi dà il 10% per acquistare su Stationery Pal. Spero che il video vi sia piaciuto e noi vi salutiamo da qui. Ciao ciao a tutti, ciao.